Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Sono Michele Pinassi, candidato portavoce sindaco per il Movimento Siena 5 Stelle. Ci presentiamo a maggio alle elezioni amministrative per la Giunta Comunale di Siena e ci auguriamo ovviamente di avere un grande successo, perché Siena ha veramente bisogno di recuperare la sua prosperità, una prosperità che aveva sin dai tempi antichi e che negli ultimi anni è stata distrutta da un manipolo di politicanti assolutamente inadeguati a gestire la città. Siamo qui in compagnia dei nostri colleghi parlamentari che insieme a noi di Siena attueranno l'attacco dal fronte romano, mentre noi attaccheremo direttamente dal fronte senese. La questione senese infatti deve essere affrontata da due punti di vista: uno che è la Banca Monte dei Paschi, che è comunque una realtà internazionale molto importante, e un'altra è la Fondazione MPS, che è una realtà invece radicata su Siena e che ne ha sempre garantito la prosperità negli anni. Abbiamo visto come poi invece negli ultimi anni, per cercare di supportare la città, si è indebitata pesantemente svendendo l'enorme patrimonio immobiliare accumulato nei secoli. Ecco, a questo punto io darei la parola direttamente a Massimo Artini, che spiegherà in che modo intendono agire da Roma i nostri deputati per fare chiarezza sulla vicenda Monte dei Paschi. Fortunatamente la Costituzione ci dà la possibilità, tramite l'articolo 82, di poter istituire una commissione d'inchiesta. Le commissioni d'inchiesta sono né più né meno delle proposte di legge che permettono di poter indagare, come se il Parlamento fosse la magistratura, su determinati argomenti. Quello che è la volontà che con Mara e con Marco, con Laura Bottici, che è questore del Senato, volevamo mettere in campo è quella proprio di rendere il più possibile chiaro e trasparente quello che è successo dal 1995 ad oggi. Nel 95, insomma, all'inizio degli anni 90, è stata pensata quella che è stata la tragedia di Siena, cioè la privatizzazione del Monte dei Paschi. Quindi questo percorso, che ormai la magistratura non può più seguire, perché non è un qualcosa che ha portato dei reati, ma si deve servire a noi l'acquisizione di questi atti per capire com'è successo, chi è stato il responsabile e come siamo arrivati a questo punto. Questo è fondamentale e questa è un'azione che il Parlamento può fare, se ne ha la volontà, in maniera forte. Avere una commissione d'inchiesta servirebbe proprio a questo, servirebbe a capire e eventualmente a trovare delle soluzioni insieme a un'amministrazione possibilmente diversa su Siena, perché anche questa cosa è fondamentale. Va cambiato il paradigma di quello che è l'idea di banca che è stata fino ad ora negli ultimi 20 anni. Cioè, questa banca nasce nel 1472 con un'ottica e un'idea ben chiara, inizia per la lotta contro l'usura e piano piano negli anni comunque crea un rapporto viscerale con la comunità che si instaura sempre di più e lega sempre di più il cittadino con la banca stessa. Per questo che è molto grave per i cittadini senesi tutto quello che è accaduto dal 95 a questa parte, giusto Massimo? Giusto. Perché comunque si tratta di una banca che a livello europeo aveva le più alte valutazioni dell'agenzia di rating, una banca che aveva nel 1982 4.000 miliardi di lire di liquidità propria, e tutta investita tra l'altro nell'interbancario. Io volevo ricordare che anche le altre banche, fino appunto al 95, investivano tutto il loro surplus, la loro plusvalenza all'interno di questa banca, che era considerata una banca solidissima. Dal 95 in poi, quando è stata poi privatizzata, sono stati fatti tutta una serie di errori e noi su queste vicende, su questi passi che sono stati compiuti dalla dirigenza Montepaschi, vogliamo andare ad indagare per capire anche quali sono eventualmente le responsabilità politiche e proporre anche una soluzione a questo grosso problema. C'è stato quindi un'acquisizione prima negli anni 2000 della Banca 121, una banca che era ritenuta avesse un valore di 250 milioni di euro, è stata acquistata a 1 miliardo e 200 mila euro. Perché? Per quale motivo comunque era stata fatta una valutazione su una banca di livello molto inferiore a quella che è stata poi l'acquisizione finale? Perché è stata fatta questa operazione. Successivamente abbiamo avuto anche l'acquisizione di Banca Anton Veneta, un'altra banca che era valutata sui 2-3 miliardi di euro. Ed è stata acquisita a 10 miliardi anche qui di euro. Quindi c'è
Per quale motivo, visto che era stato definito che questa banca era più o meno una bolla di sapone, cioè sono state fatte delle operazioni che piano piano hanno fatto calare quello che era il valore delle azioni di Monte Paschi, quindi abbiamo avuto un risvolto negativo anche sulla popolazione, perché ricordiamoci che molti senesi avevano investito proprio TFR in questa banca. Questa banca da lavorare a almeno 3-4 mila persone. Sono 30.000 in tutta Italia e a Siena siamo sulle 4.800 persone. Persone che ora rischiano il posto di lavoro, quindi bisogna assolutamente trovare una soluzione per far tornare la banca in mano ai senesi o parte della banca. Comunque vogliamo che la gestione torni in mano comunque ai cittadini, che si è visto che quando la banca era comunque pubblica funzionava in tutta l'altra maniera, cioè si cercava di fare un lavoro certosino, degli investimenti precisi, investimenti che garantivano solidità, si investiva nella piccola e media industria. È questo che io vorrei far passare come messaggio, che noi vorremmo far passare come messaggio, cioè bisogna investire sulla cittadinanza, non tanto in derivati, in situazioni speculative che sono comunque rischiose. Dobbiamo tornare coi piedi per terra e tornare noi in mano con la gestione del nostro patrimonio. Sì, io faccio parte della commissione parlamentare sul lavoro, quindi volevo affrontare anche il problema dal punto di vista dell'occupazione. E attualmente ci troviamo in Italia appunto dei valori di occupazione ai minimi storici, disoccupazione giovanile altissima, ed è stato redatto appunto un piano industriale da Profumo e Viola che prevede il licenziamento entro il 2015 di 4.600 persone su tutto il territorio. E ci sembra una cosa assurda appunto dato il periodo di crisi in quale siamo, e una esternalizzazione della gestione del ramo del consorzio operativo Monte Paschi Siena, che porterà appunto su 3.000 dipendenti, 1.100 saranno ceduti a enti terzi che non si sa poi che fine faranno, magari verranno licenziati anche questi. In più appunto, come diceva Mara, parecchi dipendenti hanno investito loro TFR in azioni, attualmente hanno perso circa l'80% del valore, tenendo conto le vecchie azioni valevano 3 euro, 3,50 euro, ora valgono appena 25 centesimi. In più è stato fatto ricorso anche me. In più inizialmente per 1.000 dipendenti, poi per altri 660 è stato fatto ricorso a un fondo di solidarietà pagato comunque dagli stessi dipendenti, che prevedeva l'accompagnamento verso la pensione, quindi un prepensionamento di alcuni dipendenti. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che i nuovi assunti al loro posto fossero assunti con contratti precari, e come già sta succedendo a Montepulciano, con contratti precari e molto più bassi rispetto a chi è andato in pensione. Questa sembra una situazione veramente insopportabile, perché a pagarne sono anche i dipendenti. Io volevo fare un appunto proprio per parlare della commissione d'inchiesta, perché non tutti gli aspetti sono perfettamente giudiziari. Io l'altra volta, quando con Beppe Grillo siamo venuti all'assemblea straordinaria il 25 di gennaio, rimasi stupito del fatto che il 2,7% delle azioni del Monte dei Paschi erano in mano all'Unicoop Firenze, cioè alla Coop più grande della Toscana, una delle più grandi d'Italia. Questo vuol dire che loro hanno fatto un investimento quando le azioni valevano 3-4 euro e ora si ritrovano carta straccia in mano, e Unicoop è una cooperativa, dovrebbe fare azione sociale e non dovrebbe con i soldi dei soci fare operazioni finanziarie. Questo non è un reato, indubbiamente, perché comunque non è un reato, ma è da capire come mai Coop, che ha i redditi garantiti dal fatto che comunque in Toscana, o comunque nella parte alta della Toscana, Unicoop è totalizzante a livello di grande distribuzione, e siccome dentro Unicoop c'è la stessa area politica che gestisce Monte dei Paschi, c'è da capire se questo è un discorso che ha delle altre implicazioni, perché comunque le rimesse di Unicoop sulla parte di investimento finanziario sono state mostruose, perché comunque non solo per i piccoli azionisti ma anche per i grandi azionisti è stata una perdita esagerata, da passare da 3-4 euro azione a 0,22, insomma. Cioè, la commissione d'inchiesta deve poter acquisire questi atti per capire come mai si è fatto queste scelte. Monte dei Paschi
negli anni è stato sfruttato per poter garantire il funzionamento di discariche e inceneritori in tutta la Toscana. E chi è che produce rifiuti? Catene di grande distribuzione. Cioè, se uno fa vari collegamenti può arrivare a quello che può essere il problema. Quindi è veramente importante che anche altre forze politiche abbiano il coraggio di essere trasparenti e mettere e dare la possibilità di poter fare questa commissione d'inchiesta, perché comunque non neghiamo il fatto che questa deve passare in Parlamento, quindi bisognerà fare in modo di trovare il sistema per poterla fare passare. Però è indubbiamente un atto di forza, è un atto dovuto nei confronti dei sinistri. Sì, infatti io vorrei rimarcare velocemente l'importanza che ha la Banca Monte dei Paschi per la nostra città, per la città di Siena. Siena è una città che per la maggiore, soprattutto negli ultimi secoli, ha vissuto quasi esclusivamente della banca, del Monte dei Paschi, del suo Babbo Monte, nel quale hanno lavorato generazioni e generazioni di senese, che quindi rappresenta una realtà occupazionale ed anche economica fondamentale per la città di Siena. E attraverso la sua fondazione, che era appunto l'entità deputata nella redistribuzione degli utili che la banca garantiva, diciamo, molte associazioni, tra cui ci tengo a ricordare le associazioni di volontariato che svolgono un lavoro importantissimo sulla nostra città, ecco, hanno potuto per esempio acquistare ambulanze o acquistare immobili per gli asili o acquistare tutta una serie di ausili che hanno permesso alla città di Siena di crescere e di prosperare non solo sul lato economico ma anche sul piano sociale, sul piano occupazionale, perché ricordo anche quante realtà per esempio dell'Università di Siena, che era un'importantissima università e che mi auguro che ritorni ad esserlo, cioè ecco quanto la Banca Monte dei Paschi attraverso la sua fondazione sia stata importante per anche molte attività di ricerca e occupazionali dell'Università di Siena, per l'acquisto di apparecchiature, per la fornitura anche economica, per la realizzazione di corsi di studio improntati sulle tante aspetti, sulle tante materie necessarie a questa città. Quindi ecco, noi abbiamo da cittadini senesi, e io in prima persona da cittadino senese, nato e vissuto a Siena, che ama la sua città e che vuole continuare a viverci, abbiamo il preciso dovere e responsabilità di farci carico di fare tutto quello che è possibile per recuperare e per salvare la nostra città, in tutti i modi. Sì, un paio di domande ce l'avrei io, sono sì. Giornalista di una pagina di Chiusi. Sì. La prima domanda è questa, Viola l'altro giorno ha detto ancora una volta che la banca deve restare privata, quindi volevo avere una vostra considerazione su questa dichiarazione. Poi la seconda, anche il Codacons si sta usando dei toni abbastanza, insomma, duri e severi nei confronti della vicenda Monte dei Paschi. Volevo sapere se c'era nella vostra prospettiva una collaborazione con il Codacons oppure se sono due cose parallele. Ma noi siamo aperti al... Noi, il Movimento 5 Stelle è una realtà aperta, quindi siamo aperti alle buone idee e a tutte le idee che vanno nella direzione che diciamo ci siamo dati. Quindi se il Codacons vorrà appoggiare o vorrà anche suggerire eventuali strade alternative che noi riterremo opportune seguire, è assolutamente benvenuto, come tutte le altre realtà che hanno intenzione di proporsi o anche di suggerire percorsi alternativi di rilancio per la banca Monte dei Paschi. Sul fatto che la banca debba restare privata, la nostra opinione, ma un'opinione diffusa in città, che una delle strade più diciamo plausibili per il rilancio della banca sia un suo ridimensionamento regionale, e quindi per procedere ad una regionalizzazione siamo convinti che si debba passare comunque per una nazionalizzazione. A quel punto sarà assolutamente possibile ridimensionare la banca Monte dei Paschi a una realtà più vicina alla piccola e media impresa, più vicina alle città, più vicina alle realtà dei singoli cittadini, quindi una banca che appunto ritorna a fare la banca. È chiaro che di qualunque entità sarà il buco di questa banca, che sarà ripianato in qualche modo, cioè, è chiaro che andrà a gravare sul debito pubblico, no? Se l'operazione si va a compiere, la stessa si è fatta ora, per forza, perché comunque sono stati messi dei titoli pubblici che fossero stati comprati e liquidati direttamente alla banca, quindi
è naturale. Il concetto è proprio questo, cioè il concetto è, come dicevo prima, cambiare il paradigma per non utilizzare sempre le stesse azioni per risolvere gli stessi problemi. Si è visto che questa cosa non ha funzionato, perché è da Tremonti, poi successivamente Monti, se attualmente per ricapitalizzare la banca si vuole utilizzare lo stesso sistema, si creerà un ulteriore cratere, cioè si va ad aggiungere al buco un ulteriore buco, perché questi soldi non sono, a un certo punto dovranno essere rimessi da qualche parte, non è che sono arrivati e come per magia non torneranno mai a nessuno, quindi è solamente un rimandare il problema. Certo, perché il paradosso è che se è un imprenditore a creare un buco gli porta via la casa e l'azienda, se è il banchiere che fa il buco? È questo, perché è questa la necessità della commissione d'inchiesta, perché sono comunque 20 miliardi di euro, che siano 17, 19, 21, cioè è un ammontare di soldi che è destabilizzante per qualsiasi economia. Quante sono le possibilità reali che il governo Letta, avendo messo al Ministero del Tesoro un uomo di Banca Italia, possa ipotizzare di istituire effettivamente una commissione d'inchiesta? Quante speranze ci sono secondo voi? Io stavo districando questa matassa. Io penso che il concetto sia quello: bisogna mettere di fronte, perché questa esposizione mediatica che è importante, il Movimento 5 Stelle deve fare, perché è l'unico strumento che abbiamo, perché in Parlamento i numeri sono quelli che sono, quindi pur essendo una forza importante che rappresenta il 25% degli italiani, in Parlamento i numeri non sono il 25%, quindi noi bisognerà per forza parlare con gli altri deputati e vedere di arrivare a un punto in cui si riesce a far partire questa commissione d'inchiesta. Indubbiamente non sarà facile, perché volenti o nolenti, può darsi nessuno abbia delle responsabilità, come può darsi che ci siano, però chi era a governo, al governo in questi ultimi 20 anni, sono sia la parte di destra che la parte di sinistra, e entrambi hanno delle responsabilità, anche solo di mancato controllo, perché non ti sparisce 20 miliardi di euro e non te ne accorgi, cioè non te ne puoi accorgere nel 2009 quando ormai è scappato tutto, cioè non c'è più nemmeno la stalla, nemmeno sono scappati voi, proprio non c'è più nulla, e quindi non te ne puoi accorgere alla fine. Quindi vuol dire che lì c'è stato veramente un intreccio di interessi che non guardano solamente all'Italia, perché l'affare Danton Veneta è collegato con la Spagna, è collegato con interessi che riguardano delle banche che sono comunque in Italia ma che non sono in Italia. Quindi ci sono due stati, a San Marino e Città del Vaticano, fate voi quale potrebbe essere quella che è implicata in questa situazione. Cioè è proprio un concetto di capire dove sono andato a finire. Posso dire anche un'altra cosa? Gli errori che sono stati fatti sono stati veramente grossi, e mi chiedo anche come mai sono passati così inosservati. Cioè il concetto che noi vogliamo far passare è che anche il cittadino deve tornarsi ad occuparsi della propria politica e dei propri beni. Non possiamo più demandare agli altri, non possiamo più pensare che gli altri si occupino delle nostre cose, dei nostri beni in maniera oculata, perché si è visto che questo non succede. Quindi un maggior controllo da parte dei cittadini, i cittadini devono tornare parte attiva anche nel processo politico, e io credo che anche questa grossa crisi economica possa essere la chiave di volta e una spinta, possa dare una spinta propulsiva anche agli altri partiti politici, che comunque o cambiano radicalmente oppure l'Italia va allo sfacelo, signori. Qui si tratta veramente di fare un cambiamento. Fabio Anichini è uno degli azionisti del Monte dei Paschi di Siena, che a quanto pare ci ha smenato, giusto? Direi. Quanto? Io sono possessore di 44.000 azioni, perché parte degli emolumenti di mia moglie, che lavora al Monte dei Paschi, sono andati in quelle azioni, sia come premi di produzione a suo tempo, poi come parte del TFR, insomma c'è diverse cose che sono finite lì dentro. 44.000 azioni da 5,25 euro, che è stato il massimo, a 0,20 di ora, capite bene che se anche si fa un valore medio, 44.000 azioni significano 120-130.000 euro, oggi hanno un valore di 10.000 euro. Come è potuto succedere secondo lei? Come è potuto succedere lo stiamo scoprendo ora. È chiaro che una banca che aveva accumulato ricchezze per mezzo millennio, che aveva superato guerre, carestie, pestilenze, di tutto, non è riuscita a superare la privatizzazione con la
consegna in mano di squali, gente avida che l'ha fatta a pezzi, ha mangiato tutto quello che poteva mangiare. L'azionista in questo probabilmente era anche abbastanza indifeso, perché uno fida molto nel fatto, considera, beh, cioè da mezzo millennio certamente non potrà sparire in un niente, e invece sta succedendo esattamente questo. Che clima si respira dentro l'assemblea? C'è rabbia, risentimento, disperazione, c'è un po' di tutto. Ma è vero che Profumo sta praticamente presiedendo un'assemblea da liquidatore? Ma è difficile interpretare esattamente quello che passa nella mente dei vertici in questo momento. Loro stanno seguendo le loro scelte, hanno delle idee che probabilmente sono anche abbastanza diverse da quelle che può avere il piccolo azionista. L'impressione non è delle migliori, insomma. Ecco. Cosa si aspetta lei alla fine di questa brutta storia? Insomma, spera di poter recuperare le sue azioni? Spera che un intervento esterno? Insomma, qual è la prospettiva secondo lei? No, io di recuperare il valore delle azioni ormai non ci spero più. Sarei già contento se mia figlia, che ora ha 5 anni, potesse magari, quando ha dei bambini, lei ricavarci qualche cosa, perché comunque se anche un recupero ci potesse essere si parla di decine di anni, penso, non credo che sia una cosa fattibile in un tempo relativamente breve, ma neanche medio. Ma comunque quelle io le posso anche aver date per perse, le lascio lì. Il problema è anche un altro, che qui non c'è solo il discorso degli azionisti. L'azionista è quello che mi preparo anche a dire all'assemblea: bene o male, quando prende le azioni sa che il rischio fa parte del prendere le azioni, può uscire, nessuno lo costringe a entrare, e quindi in un certo senso l'ha accettato quando ha preso le azioni. Qui c'è un problema diverso, che questo disastro provocato da gente, prima si poteva pensare incapace, ora si può dire disonesti e ladri, perché a questo punto si può cominciare a dirlo, e sta portando nella povertà la popolazione. Perché, un esempio, io ho perso questi 100.000 euro, diciamo, ma non è questo che mi preoccupa. Mia moglie lavora lì dentro, è una di quelle che, oltre ad avergli fumato questo capitale, vogliono anche buttare fuori, perché a questo punto qualcuno deve pagare, e naturalmente chi paga? Chi non c'entra niente, perché chi è uscito con le buonuscite faraoniche, chi ha rubato, probabilmente riuscirà a salvarsi anche stavolta. Qualcuno deve pagare, paga gente che da 20 anni tira la carretta, si comporta onestamente, e ora lo vogliono buttare fuori 1.100 persone per iniziare. Ma siccome tanto si sa che non è certo la fuoriuscita di 1.100 persone che può risanare il monte, è molto probabile che questo serva soltanto per aprire una porta dove poi far passare chissà quante altre persone. Questo naturalmente impoverirà in maniera drastica e drammatica tutto il territorio, ma l'intera regione probabilmente. Secondo lei ci sono delle responsabilità politiche in tutto questo? Le responsabilità politiche, anche se non si possono dire in questo momento se ci sono, perché manco il PD viene da sé, no? Se la governance della banca viene eletta dal PD, poi si scopre che è formata da ladri, mascalzoni o incapaci o tutto il peggio possibile, e viene mantenuta lì per anni senza controllo, perché a questo punto, cioè, se c'è stato un controllo è stato un complice chi ha fatto il controllo, perché non è possibile. Quello che sta emergendo sono fatti di gravità estrema, cioè trucchi di bilancio per non far apparire delle perdite che poi hanno comportato la quintuplicazione di queste perdite. E come si fa a dire che non ci siano responsabilità politiche? Certo, il politico non avrà magari messo la mano che porta via il capitale, ma ci ha messo quello che poi ha portato via il capitale, quindi le responsabilità politiche ci devono essere, perché questa banca è governata in larga parte da uomini messi lì da un partito. Il partito lo sappiamo tutti, gli ex PD, PDS, DS, tutto quello che è stato. Hanno cambiato pelle, ma hanno mantenuto la caratteristica, insomma. E Bersani e Renzi in qualche modo c'entrano? Ma Renzi forse mi sembra
mi sembra un po' giovane per entrarci, ma comunque la famiglia è ovvia, è quella lì, qualche cosa sicuramente, se è arrivato a posizioni di rilievo, sicuramente anche lui qualche cosa c'entrerà, e Bersani, è tutto il partito a livello locale probabilmente e poi a livello nazionale, perché chiaramente qui sappiamo per esempio che l'ex ultimo sindaco di Siena era una persona molto importante in quanto ex deputato per queste nomine, era il vero referente, è Franco Ceccuzzi, che poi adesso si è dovuto dimettere e ha anche qualche problemino con la giustizia per cui non si è potuto ripresentare a queste elezioni.